Ciao ragazzi, oggi parliamo di plastica e raccolta differenziata. Sia che voi abbiate questo bidoncino in casa, sia che troviate i cassonetti statali per la raccolta della plastica, ricordatevi che il colore legato alla plastica è sempre il giallo. E oggi capiamo che cosa conferire all'interno di questo bidoncino, comunque nella raccolta della plastica. In linea generale si dice che andiamo a buttare nel bidoncino della plastica solo imballaggi e contenitori, quindi solo, diciamo, plastiche che servono a proteggere, ad avvolgere o trasportare i nostri alimenti o oggetti. Qui davanti a me, appunto, io ho qualche esempio di imballaggi e contenitori in plastica. Però per riuscire a capire se è fatto di plastica, se è una plastica che può essere riciclata o comunque conferita nel nostro bidoncino, dobbiamo andare alla ricerca di un simboletto. Questo simboletto è a volte impresso sul fondo del nostro contenitore, oppure può essere per esempio stampato se la plastica è una plastica morbida e non rigida. Di che simboletto parlo? Di un triangolo fatto con tre frecce, con un numeretto all'interno e una sigla sotto. Numero e sigla sono sempre abbinati. Che cosa sta a significare questa sigla, che molto spesso inizia per P? Visto che le plastiche sono polimeri, quindi catene polimeriche anche molto lunghe di idrocarburi, la P sta sempre per poli, quindi proprio perché la plastica è un polimero. Dopodiché segue nella sigla il nome dell'idrocarburo derivato dal petrolio. Quindi, per esempio, nella plastica PET, che è la tipica plastica delle bottigliette d'acqua o delle nostre bibite, la P e T sta proprio per polietilene e tereftalato. Poi abbiamo per esempio la classica PS, quindi polistirene, detto commercialmente polistirolo, il 5 legato al PP, che è il polipropilene, e così via. C'è la famiglia per esempio dei polietilene ad alta densità, HD high density, o il polietilene low density a bassa densità. E in ultimo il PVC, quindi il polivinil cloruro con il 3 all'interno. Quindi, prima sfida che vi lancio è: cercate all'interno, diciamo, sul fondo del contenitore o per esempio sulla plastica morbida stampato sulle definizioni, diciamo, della raccolta differenziata, questo simboletto e li dividiamo. Avete diviso bene i vostri rifiuti? Ok, adesso vediamo di capire meglio cosa va buttato nel bidoncino della plastica e cosa invece no. Quindi, tutti i flacconi, le bottigliette d'acqua, delle bibite, i flaconcini per il detersivo liquido, i shampoo, i detersivi, i contenitori per la ricotta o altri formaggi morbidi, il contenitore della frutta, dei biscotti, sono comunque imballaggi, come anche la plastica morbida che avvolge la carta igienica e i pacchettini dei fazzoletti, polistirolo in generale, quindi dai bicchieri in polistirolo, appunto, che tengono anche dal punto di vista termico il calore, al polistirolo degli imballaggi, per esempio delle nostre TV, delle nostre radio, bicchieri in polipropilene, quindi PP, il portauovo, e anche i sacchetti per le patatine. Qui a qualcuno potrebbe venire qualche dubbio, perché all'interno il sacchetto è completamente argentato. Il dubbio con cosa potrebbe venirci? Per esempio con la carta alluminio. Una delle prove più semplici che possiamo fare per capire se è alluminio o se invece è plastica è la prova dell'accartocciamento. Quindi io accartoccio la plastica e se è plastica, appunto, torna in forma, torna ad aprirsi, mentre se io accartoccio l'alluminio, questo invece rimane appallottolato. Quindi tutti i sacchetti di merendine e di e di patatine sono in PP in polipropilene e possono essere tranquillamente buttati nella plastica. Come vi dicevo, possiamo avere qualche dubbio. In effetti, abbiamo appena mangiato l'uovo di Pasqua, la plastica che avvolge l'uovo è una plastica da imballaggio e può essere inserita appunto nel bidoncino della plastica. Blister di medicinali, tranquillamente nella plastica. Il contenitore per il caffè, anche qui prova dell'accartocciamento, se avete qualche dubbio, visto che all'interno è argentato, va nella plastica perché non si accartoccia.
Cosa invece non va buttato nella plastica proprio perché non è un imballaggio o un contenitore? Stiamo parlando per esempio della plastica che in generale viene indicata con 0,7 ADER, quindi altri tipi di plastica. Sono per esempio le plastiche rigide delle nostre bacinelle piuttosto che delle terrine o di contenitore appunto che vengono già comprati così, oppure di tutta una serie di materiali che usiamo per esempio per la scuola o in ufficio, quindi come penne, pennarelli o copertine di plastica. Questi non sono imballaggi e contenitori, pur essendo magari in polipropilene o in polistirolo, e non vanno buttati quindi nella plastica. Bene, spero che vi siate divertiti. Se avete foto o video in cui mostrate come avete riutilizzato qualche rifiuto o avete insegnato ai vostri genitori a fare la raccolta differenziata, inviatecelo a davide.bonetto@netaziendapulita.it o a studionatura3@gmail.com. Ciao a tutti!